L'economia del mare, la cosiddetta blue economy, è in forte crescita e in Italia, con più del 3% del PIL, dà lavoro a 880.000 persone, comprende 200.000 imprese tra pesca, cantieristica, trasporto marittimo, turismo e attività culturali e di ricerca. Di questo si è parlato in un interessante convegno organizzato dalla Proloco di Monte Argentario dal titolo Yachting and Cruising, motori dell'economia del mare. Lo sviluppo del mare, l'economia del mare che può trascinare allo stesso tempo i giovani a vicinanza a queste strutture per il miglioramento, la formazione più che altro sulla diportistica e lo sviluppo del territorio stesso. L'incontro, ospitato dall'Argentario Golf Resort di Porto Ercole, ha riunito esperti, professionisti e lavoratori del mondo del mare, legati principalmente allo sviluppo del turismo. Ad aprire gli interventi, poi moderati da Silvio Di Virgilio, è stato il sindaco di Monte Argentario, Franco Borghini, che già disegna un territorio dove lo sviluppo della nautica e dell'economia del mare in generale viaggi di pari passo con un turismo di qualità. Cerchiamo di svilupparla al meglio, anche però ordinatamente, salvaguardando anche il territorio, le qualità ecologiche del mare e l'ambiente in più estesa come concetto. Quindi incrociare queste due esigenze. E per questo vogliamo incrementare il turismo di qualità contenendo quello di massa, e stiamo prendendo iniziative anche che dal punto di vista formale applicheremo durante, spero, già da quest'estate, per il contenimento del numero sulle spiagge di accesso e quant'altro. Siamo in collaborazione con Legambiente e con il WWF studiando dei progetti proprio che mirino a salvaguardare il territorio del Monte Argentario, in modo che noi possiamo lasciare ai nostri figli e nipoti nella maniera integra come l'abbiamo trovato. Un turismo anche più consapevole? Un turismo più consapevole, un turismo che poi possa portare anche più ricchezza nelle tasche, ovviamente, dei miei concittadini, perché su questo vivono e di questo vivono. Vincenzo Poerio, rappresentante del distretto tecnologico per la nautica e la portualità della regione toscana, scatta una fotografia interessante dei possibili sviluppi in tema di economia del mare per questo angolo di Toscana e non solo. Ogni provincia ha la sua vocazione particolare, ci sono le province di Viareggio e Livorno che sono molto focalizzate sulla costruzione di super yacht, barche grosse, ci sono province come questa di Grosseto che è molto focalizzata sui servizi, su imbarcazioni piccole ma anche su portualità. Quindi questa area qui è un'area che, su cui si può lavorare, ci sono circa più di 600 imprese piccole che si occupano praticamente dell'attività della nautica e della portualità, che possono crescere o far sviluppare sempre di più, anche perché qui ci sono concentrati tre porti turistici abbastanza importanti in Toscana, che possono vedere diciamo piani di sviluppo portati a livello regionale importanti. E quindi cosa vogliamo fare? Localmente si decide, regionalmente si aiuta a prendere le decisioni e a sviluppare quest'area bellissima della Toscana, tenendo conto di tutta una serie di parametri ovviamente ambientali, di sostenibilità o quello che riguarda la qualità, perché secondo me un posto del genere, che è una chicca, non può occuparsi di cose di massa ma si deve occupare di chicca. Quindi è questo l'asset di sviluppo secondo lei più centrato per questa zona? Penso di sì, perché i super yacht sono turisti pochi e ricchi. Se vuole, il territorio vuole svilupparsi in quella direzione, deve fare tutte le dovute decisioni per andare a sviluppare centri di servizio che possono servire persone un po' che richiedono un po', come dicono gli inglesi, demanding, no? Che vogliono essere trattati in una certa maniera, quindi sia le strutture a terra, sia tutte le strutture di sostegno, di supporto, la formazione delle persone, deve andare in quella direzione in modo da attirarli sempre di più. E voi darete sostanzialmente un supporto, se non ho capito male, alla decisione che poi ovviamente le varie amministrazioni prenderanno guardando sempre un po' più avanti. Assolutamente, più che supporto, addirittura portare a livello regionale tutte quelle che sono le esigenze locali, no? Perché solo così la regione può avere un quadro totale, perché a volte le persone si sentono non appoggiate, ma forse non sanno che in una provincia più vicina c'è la stessa esigenza, per cui alla fine, se i soldi sono X, bisogna capire dove investirli, e quindi questo diventa un discorso poi dopo di investimenti, ritorno sull'investimento che si fa. Quindi bisogna essere aperti, lavorare insieme, essere aggregati per poter poi prendere decisioni efficaci sul territorio e permettere di spendere i soldi nella maniera giusta per poter permettere lo sviluppo economico sostenibile.
Sviluppo dei servizi a terra dunque, ma anche tanta professionalità, questo richiede il mercato. C'è un'esigenza di formazione e di adeguamento di quella che è la qualificazione professionale alle domande del mercato. Un mercato che chiede professionalità, titoli, e in questo penso che la proposta di un istituto tecnico superiore sia estremamente valida. Io sono stato a Gaeta lo scorso ottobre quando è stato presentato il rapporto nazionale sull'economia del mare. Ben in quella sede mi hanno riferito che oltre il 98% degli studenti che frequentano l'Istituto Tecnico Superiore del Mare hanno direi subito un'occupazione. Nello specifico direi che ci sono alcune tipologie di professionalità non solo di natura collegata a nautica di diporto ma anche alle costruzioni navali. Pensiamo al ruolo storico dei maestri d'ascia, soprattutto per una specificità che è tipica dell'argentario, che è quella della ristrutturazione delle barche in legno. Quindi il maestro d'ascia è una qualifica che senz'altro potrebbe essere potenziata, ma soprattutto dà una risposta occupazionale ai giovani, salvo che appunto ci sia questo necessario ricambio generazionale. Il settore della nautica e della portualità turistica è un settore di primario interesse e livello, soprattutto per una realtà quale quella argentarina che vive di questo tipo di economia. Quindi è sicuramente apprezzabile che l'amministrazione locale organizzi dei convegni di questo tipo, dove appunto si discute, si analizza e si parla del fenomeno in vista appunto di potenziali prospettive di crescita per l'economia locale e per il territorio. In questo senso il ruolo delle capitanerie di porto, dell'amministrazione marittima, è da sempre un ruolo di coprotagonista, nel senso che appunto l'amministrazione marittima si fa partecipe e portavoce di quelle che sono le esigenze e i bisogni che provengono appunto dagli operatori del settore. E se possibilmente appunto di trasmettere questi bisogni e queste esigenze poi in sede diciamo ministeriale, governativa o addirittura legislativa, come è successo appunto con la recente riforma della nautica da diporto entrata in vigore appunto nei primi mesi dello scorso anno del 2018, che ha comportato sostanziali modifiche al precedente codice della nautica appunto da diporto, modifiche sostanziali che consentono di guardare a questo settore sicuramente con maggiore fiducia attraverso delle procedure di sburocratizzazione, di minori formalità, di sviluppo appunto per la nautica stessa, e in questo senso appunto il ruolo delle capitanerie di porto è quello di uno sportello aperto per il diportista, per l'utente appunto della nautica e della portualità turistica, dove può trovare appunto delle risposte certe e confacenti ai propri bisogni. Un mondo questo che come tanti altri si scontra però con regole e burocrazia, che in un'ottica di sviluppo deve sempre di più cedere il passo a risposte certe e veloci per chi in questo settore ha voglia di investire. C'è da fare, non è colpa di nessuno nello specifico, però in realtà la situazione in genere è una situazione di incertezza e non si può lavorare o fare uno sviluppo se non sai a quali regole e per quali tempi puoi lavorare. Ecco, l'idea di questa amministrazione è di attirare un turismo di qualità, quindi meno persone ma di qualità, come la legge? Personalmente la leggo bene, il Porto Santo Monte Argentario è un monte che non è fatto per il turismo di massa, ma proprio perché Dio l'ha costruito così. Ora, volere a tutti i costi avere alti numeri, le spiagge sono piccole, le strade sono disagiate, uno che non abbia una barca a Santo Stefano fa fatica a fare il bagno, dico Santo Stefano ma Monte Argentario, ecco. Quindi insomma è secondo lei un asset sul quale è giusto camminare? È una scelta che va fatta se vogliamo crescere, perché anche i nostri croceristi quando scendono devono anche sapere come spendere i soldi. Sviluppando molto bene anche la croceristica, c'è un numero che non è mai stato così alto. No, è vero, c'è stato un ulteriore incremento perché gli sbarchi l'anno scorso sono stati 16, quest'anno sono 23, quindi insomma un incremento circa del 50%, siamo contenti. Noi ci teniamo a dire che sviluppiamo comunque un progetto di croceristica di navi medio-piccole, al massimo sui 300-400 passeggeri, scendono a banchina, fanno la passeggiata e quindi anche lì puntiamo più sulla qualità, quindi navi medio-piccole, persone disposte a spendere, e anche quello è un progetto che sta crescendo e quindi siamo contenti.
La Costa d'Argento ha alle sue spalle 150 anni di storia di yachting internazionale. Nei suoi porti ha visto ormeggiare panfili di re e regine e le più famose barche, dall'Elettra di Guglielmo Marconi al recente EI, il più grande yacht a vela del mondo. Una storia lunga secoli che adesso si proietta nel futuro. Ho ricordato che siamo l'unico comune della Toscana che ha 3 porti, 2 pubblici e 1 privato, importanti. Abbiamo una rete, un tessuto di imprese che per i servizi è piuttosto consistente, cerchiamo di svilupparne le qualità e mettendo a disposizione le infrastrutture necessarie perché possano svolgere al loro meglio le iniziative imprenditoriali che vorranno. Cioè il Comune non può intervenire nelle scelte imprenditoriali dei singoli, però agevolare con gli impianti e le infrastrutture a che queste imprese abbiano più sviluppo e più, diciamo, modo di lavorare. Ecco questo. La strada è un po' segnata. La strada speriamo che continui perché è ben segnata, sì.